Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, per chi non mi conoscesse sono Selene e oggi sono qua per rivelarvi tutta la verità sulle mie palette occhi. Adesso cercherò di sollevare il mio malloppo per farvi cercare di vedere qualcosa e se siete curiosi di scoprire cosa penso sulle mie palette occhi, rimanete collegati. Eccoci qua. Allora, ho seguito questo tag sulle palette occhi che penso sia nato in America da delle youtuber americane e poi è arrivato anche qua in Italia. Io chiaramente sono arrivata ancora più in ritardo perché insomma, ho deciso di aprire un canale da appena una settimana, forse 10 giorni, quindi insomma, arrivo molto in ritardo rispetto alla community di YouTuber. Però ci tenevo a farvi questo a girare questo video per insomma farvi un po' sapere cosa penso delle palette che ho, anche perché sono diverse. In un foglio ho segnato le 10 domande, lo so, sono molto all'antica, ma è così, sono veramente un po', come dire, non predisposta verso la tecnologia, quindi ho scritto le domande appunto a penna in un semplice foglio e adesso vi dirò quali sono le domande, io risponderò e vi mostrerò le mie palette occhi. Allora, iniziamo subito con la prima domanda. Scusate, devo leggere dal foglio che è in basso. Allora, me lo metto un po' più in alto con la mano. La prima domanda è la tua palette più vecchia, ovvero quella che hai da più tempo. Su questa non ho dubbi perché lo ricordo come se fosse ieri, ed è la Sweet Peach di Too Faced. Questa l'ho acquistata grazie a Clio Makeup, perché ricordo che avesse girato un bel po' di anni fa un tutorial per San Valentino e avessi utilizzato proprio questa palette. Io sono entrata in fissa con questa palette, avevo sì altre palette, ma niente di così, insomma, costoso, perché comunque era un costo, insomma, abbastanza elevato per me che avevo semplicemente provato palette sui 10 euro, eccetera, eccetera. E quindi dopo tante fatiche per i pezzi ho deciso di ordinarla dal sito di Sephora e finalmente mi arrivò insomma la mia prima palette, la Sweet Peach. La considero la prima perché è la prima bella palette che ho ordinato e che ho nella mia collezione. Ormai penso che gli ombretti siano belli che andati, però vi faccio vedere, coprendo lo specchio, che comunque l'ho utilizzata. Questo è ancora in vendita. Ah, ancora? Sì, ancora il profumo di pesca. Questa è una cosa che adoro. È una palette che ho utilizzato piuttosto, insomma, che ho utilizzato un bel po'. Questo è lo schema colori. E quindi questa è la mia palette più vecchia per quanto riguarda chiaramente le palette costose, insomma, un po' più carine. No, non pensiamo alle palette Pupa che usavo da, insomma, quando avevo 15 anni. No, facciamo un po' un passo avanti. Quindi questa è la mia prima palette costosa, la Sweet Peach di Too Faced. Poi la palette più nuova, in ordine di arrivo, dovrebbe essere questa. L'ultima che ho ordinato di Too Faced, sempre, è un caso, eh. Questa è la Gingerbread Spice, è la piccolina. Questa non l'ho ancora provata, però. Questo è lo schema colori, è bellissimo, ma mi piace un sacco. Non l'ho ancora provata perché ne ho tante, fondamentalmente. Però spero di utilizzarla il prima possibile, anche perché ci sono un sacco di colori che mi piacciono, come ad esempio i viola. Poi comunque si possono fare dei colori sul marroncino. Insomma, anche se piccolina e compatta, è abbastanza versatile. E tra l'altro, non potete capire, queste cialde di ombretti profumano tipo di biscotto. Starei ore a sniffarla praticamente, quindi questa è la mia palette più nuova. Ne ho anche altre più recenti, però mi sa che questa è l'ultima che mi è arrivata. Poi, palette più economica, qua devo un attimino spostare perché è sotto tutte le altre. E la palette più economica, senza dubbio, è questa di Revolution. Vi faccio vedere il riflesso. Questa qua è la Revolution Reload Velvet Rose. Che dire, presa un po' dal. Insomma, dalla mania dei dupe ho deciso di provare questa palette perché non mi potevo permettere quella originale. L'ho utilizzata, è una palette discreta, però chiaramente in confronto ad altre palette che ho un po' più costose, diciamo quella che ormai sfrutto meno. Comunque, per chi volesse iniziare a truccarsi, costano 4,99 euro, sono un ottimo investimento. Poi passiamo all'altra domanda, la palette più cara.
Qua penso che vinca mani basse lei, Lancôme per Chiara Ferragni, l'ultima uscita in casa Lancôme in collaborazione con Chiara Ferragni. Questa palette l'ho già testata un po' di volte, devo dire che non mi ha, insomma, non mi ha cambiato la vita. Forse avrei potuto anche non comprarla, non lo so, però l'ho comprata. Questo è la, insomma, la fine. Aspettate che ve la giro da questa parte. Allora, questa palette è composta da un blush in ordine, due illuminanti, una terra, vari colori di transizione, due glitter e un altro illuminante ancora. Allora, diciamo che è comoda perché per un viaggio può essere portata appunto soltanto lei e potete farci tutto perché avete il blush, l'illuminante, la terra, dei colori abbastanza tranquilli per fare un trucco occhi semplice, volendo anche un trucco occhi un po' più, insomma, luminoso grazie ai glitter. Però in realtà non è, diciamo, la prima che vado a pescare tutti i giorni quando mi voglio truccare, ecco, mettiamola così. Adesso ho perso tutti i pennelli che c'erano dentro, perché oltre alla palette che vi ho fatto vedere, all'interno ci sono questi due pennellini, comodi ma niente di che, e poi c'è questo simpatico pennellino per il blush. Ditemi ancora chi usa questi pennellini per il blush, non lo so, però erano compresi all'interno della palette, diciamo. Non chiedetemi se la ricomprerei, per favore, perché me lo sto chiedendo anch'io. Non lo so se la ricomprerei. Comunque, questa è la mia palette più cara. Poi passiamo alla quinta domanda, ed è riguarda la palette più utilizzata, lei, Smashbox. Questa è la Covershot Minimalist Eye Palette. Questa è l'unica palette, tra l'altro, in cui sono riuscita a fare il buco di un ombretto. Ecco qua. Allora, mi piace questa palette perché? Perché ha dei colori sul marroncino, che sono questi, e anche dei colori sul grigio. Tendenzialmente a me stanno meglio i colori freddi, anche se a volte utilizzo anche i marroni, chiaramente, però grazie a questa palette ho scoperto che mi stanno meglio i colori freddi. Non so perché, però sembra che, insomma, non capisco niente di armocromia o, insomma, queste cose qua. Però effettivamente truccandomi con colori freddi, insomma, mi vedo meglio. Quindi l'ho scoperto grazie a questa palette ed è anche quella che ho utilizzato di più. Piccolina, compatta, è carinissimo il packaging perché, vedete, in base a come lo muovete cambia il disegno. Sono molto carine, queste della Smashbox e poi sono scriventi, facili da sfumare. È un buon compromesso tra qualità e prezzo. Questa non mi sono pentita di averla comprata. Poi la palette meno sfruttata, oltre a quella vabbè di Too Faced che mi è arrivata da poco, un'altra che non ho ancora sfruttato quanto vorrei o avrei voluto è questa della Dior, perché mi è arrivata da poco anche questa. L'ho provata, l'ho testata una volta, giusto per capire un po' come fossero i colori ed è molto, cioè, mi piace molto, però essendo appunto colori così scuri non tendo ad utilizzarla tutti i giorni. Ecco perché non la sto ancora utilizzando tanto. Però comunque rimedierò e la utilizzerò. Magari se siete interessati scrivetemi sotto nei commenti e ve la mostrerò anche per fare un tutorial. Questa è la palette di Dior Backstage, della linea Backstage, ed è la numero, vediamo un po', 004 Rosewood Neutrals. Scritto al contrario, però in realtà questa è la parte giusta della palette. Quindi questa è quella meno sfruttata per adesso. Poi abbiamo la palette più sopravvalutata. Ve la mostro subito, non ho dubbi su questa. Questa è di Revolution Pro e dovrebbe essere il dupe della famosissima palette di Huda Beauty. Io l'ho comprata convinta di fare l'affare del secolo, ma insomma, l'ho utilizzata. Diciamo che lo schema colori è molto ripetitivo. Sì, è carina per carità, però boh, non lo so. Pensavo che fosse, insomma, il dupe perfetto della della palette di Huda, invece è semplicemente un dupe. Sì, carino, ma niente di eccezionale. Quindi, secondo me, è stata molto sopravvalutata questa palette. Ne ho di migliori, ecco, mettiamola così.
La palette più sottovalutata invece, per quel che mi riguarda, è questa di Nabla, la Soul Blooming. Allora, questa ha chiaramente dei colori primaverili. Oh, mi è partito il foglietto. Ha chiaramente dei colori molto primaverili, di certo non sono colori adatti all'inverno, però insomma, rispetto all'hype che hanno avuto le altre palette di Nabla, io credo che questa meriti la nostra attenzione, soprattutto in primavera. Non so, non si vedono purtroppo i colori, non rendono bene dalla telecamera, però già visti dal vivo, cioè ad esempio, vediamo se riesco a svuociarvi questo. Cioè, guardate qua, adesso lo metto sulla mano. Cioè, mi avvicino per farvelo vedere meglio. Bellissimo questo colore. Quindi questa penso che sia la palette che ha avuto meno attenzioni, però le merita invece. Questa è la Soul Blooming di Nabla. Poi invece la palette più colorata, insomma, qua ne ho due. Non amo le palette colorate, cioè nella mia makeup collection non ci sono palette con colori super sgargianti, tipo il blu, il che ne so, tipo quelle di Be Perfect che hanno colori super esagerati, però diciamo che le palette più colorate che posseggo sono queste due di Line Crime, la Venus XL e la Venus XL2. Allora, la XL, quindi la Venus XL ha queste tonalità, è colorata, per carità, però io principalmente utilizzo i toni neutri, ecco, però questa è una delle più colorate, insieme appunto alla sorellona Venus XL2, che è sempre colorata, però questa riprende più i colori del verde, anche questa è bellissima, cioè sono entrambe bellissime, e mi piacerebbe fare anche più look con questa, perché anche questi meritano, cioè la Line Crime fa dei colori stupendi, a me piace un sacco come marca per le palette occhi. Poi, ultima domanda, la palette più universale che ho. Questa è una scoperta recente. Allora, vi spiego, io sono sarda, per chi non l'avesse capito dall'accento. Diciamo che qua da noi le cose arrivano un pochino in ritardo rispetto al resto dell'Italia. E da poco, infatti, ho trovato a disposizione da Douglas nello store la marca Mulac, la linea Mulac. Quindi, insomma, vedendola dal vivo, uno è più invogliato ad acquistare le cose perché chiaramente un conto è vederle da internet, che sì, a volte acquisti comunque da internet, però un conto è vedere le palette di persona. E mi sono innamorata di questa di Mulac. Questa è My Birthday Suite. E penso che sia veramente universale perché, insomma, guardate, adesso vi faccio vedere lo shade di colori. Ecco qua. Abbiamo colori panna, colori di transizione, punto luce, grigi, viola, un dorato, un bronzo, marrone scuro, un nero addirittura, un prugna. Sì, sembra proprio un prugna. Questo che è un misto di grigi, quindi si possono realizzare sia colori freddi sia colori caldi. Insomma, se dovessi partire domani, per dire, porterei questa se dovessi sceglierne una, perché appunto è molto versatile, nel senso si possono realizzare veramente molti look diversi tra di loro con una sola palette. Ho apprezzato molto, tra l'altro, anche la tipologia di ombretti di Mulac, che ripeto, non conoscevo perché qua da noi era irreperibile e non sempre mi fido, insomma, a comprare prodotti che non conosco a scatola chiusa. Perciò ho aspettato, è finalmente arrivata e quindi lei è la mia palette preferita come palette universale, diciamo. Allora, questo è tutto per quanto riguarda le mie palette occhi. Chiaramente non vi ho fatto vedere tutte le altre che ci sono sotto perché sarebbe veramente imbarazzante dalla quantità di palette che posseggo e che non utilizzo tutte, non quanto vorrei comunque, cioè le utilizzo ma non quanto vorrei. Fatemi sapere se tra queste c'è una palette che vi ispira particolarmente con cui vorreste che realizzassi un look. Sceglietene una a caso, non importa, così vediamo un po' anche come si comporta sugli occhi. È tutto per questo video, ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Se vi va, scrivetemi sotto nei commenti quali sono le vostre palette preferite, quelle invece di cui vi siete pentiti di averle acquistate, perché succede, può succedere, magari non perché la palette non sia buona o perché non, insomma, non scriva, eccetera, eccetera, ma a volte anche per una questione cromatica. Cioè, ci sono palette che a me piacciono tantissimo,
da vedere, poi vado a metterle sull'occhio, i colori non mi fanno impazzire per il mio tipo di carnagione e per il mio colore fondamentalmente. Quindi a volte si sbaglia anche soltanto per, insomma, riguardo alla scelta cromatica. Lasciate un commento quindi se volete farmi sapere quali sono le vostre palette preferite e quali invece sono le palette di cui, tornando indietro, avreste fatto volentieri a meno. Io vi saluto e vi ringrazio ancora per avermi seguita. Ricordatevi di iscrivervi al canale per supportarmi perché comunque ancora è un canale piccolo. Io lo faccio perché mi diverto, cioè mi diverto a parlare con voi dei miei prodotti make-up. Quindi, insomma, se vi va di sostenermi, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Poi, insomma, fatemi sapere anche se volete che porti altri contenuti. Io sono aperta a qualsiasi possibilità. Per me non è un problema, adoro il make-up, mi piace truccarmi, anche se non sono una moda professionista, questo ci tengo sempre a dirlo perché chiaramente va detto, però insomma sono disponibile per qualsiasi, quasi qualsiasi cosa mi proponiate, ovviamente riguardo il make-up. Vi ringrazio ancora, vi mando un bacio, ciao ragazze e ciao ragazze!